dobbiamo cercare di immaginare che cosa poteva accadere in un momento come quello della scoperta dell'America, quando degli uomini che erano portatori di una struttura di pensiero e delle leggi di convivenza e di esercizio del potere, come quelle che c'erano in Europa, sono arrivati in America. Non c'è stato un confronto, c'è stato un impatto in cui il più forte, ma non è detto che nemmeno che fosse il più forte, diciamo il più dispotico, ha esercitato tutte le possibilità per imporsi sull'altro sistema. Pensiamo che cosa può essere avvenuto tante altre volte nel corso della storia. Allora, diciamo che una cultura noi la possiamo registrare in varie forme, abitudini, riti, religione, ma anche libri, cioè i libri, per quello che sappiamo, a un certo punto sono stati la raccolta dell'identità e della qualità di una determinata cultura. Ora, l'impatto e il confronto tra le varie culture, di solito, almeno per quello che noi riusciamo a conoscere negli ultimi migliaia di anni, è avvenuto come un confronto militare, in cui il vincitore non lasciava traccia del vinto. Quindi tra le prime situazioni che noi possiamo registrare in questo percorso è proprio il fatto che le culture che ci siamo lasciati nell'antichità siano state volutamente cancellate, proprio perché avrebbero messo in discussione e sarebbero state comunque una testimonianza di umanità diverse, di uomini diversi. Può essere successo che alla luce di vari avvenimenti simili, piccoli gruppi di uomini abbiano sempre cercato di conservare quello che inevitabilmente sarebbe prevedibilmente successo, cioè che il confronto con culture vicine e particolarmente aggressive avrebbe comportato l'estinzione proprio della propria testimonianza. Possiamo raccontare vari avvenimenti dell'umanità. Quello che siamo abituati così, a conoscere dai vincitori. E invece un'altra storia, o delle altre storie, che però sono nascoste, sono occultate, volutamente occultate, e che sono lasciate a memoria di coloro che nel futuro sono in grado di recuperarle. Allora, cosa succede? Che in alcuni momenti è evidente questa ricomparsa dal nulla, sembrerebbe dal nulla, di situazioni, di episodi, di informazioni che si credevano totalmente perdute. Il 1500, ad esempio, lo possiamo vedere proprio come anche questo tipo di operazione. Esseri che avevano il compito di preservare e di tutelare e di mostrare al momento opportuno delle informazioni essenziali. È sempre un'operazione che viene dal basso e dall'alto, cioè dall'alto avviene come dispensazione di un essere umano speciale. L'abbiamo già visto anche nella Cappella Sistina che viene accentuata l'eccezionalità di alcuni esseri umani, no?
Michelangelo l'aveva evidenziato da questa comparsa di questa anomalia del quinto dente. Questo è il disegno per notare questa anomalia. Vai avanti. Ecco, questa è l'altra sibilla. L'altra sibilla che ha il quinto dente. Questa è la sibilla delfica. Ma l'altra operazione avviene dal basso. Cioè, dal basso vuol dire che esiste la necessità di una conservazione sotterranea, e questo avveniva attraverso ad esempio la trasmissione orale soprattutto, e quando non era possibile con dei documenti criptati. E invece la memorizzazione, cioè la comunicazione orale, avviene attraverso il fatto che noi abbiamo a disposizione questo strumento meraviglioso che è la memoria. La memoria ha due aspetti. Uno, quello di essere proprio un sostituto di una biblioteca. Cioè, la biblioteca si può distruggere perché è individuabile, la biblioteca umana non la si può distruggere perché finché non viene segnalata, non viene rivelata, e depositata in un luogo abbastanza inaccessibile. In più dà accesso a un'altra possibilità, quello di concepire la continuità dell'esistenza. Cioè, la memoria non è soltanto un luogo di conservazione, ma è anche un modo di conservazione. E questo, ad esempio, ci collega alla reminiscenza, cioè sono individui che nel momento ritornano vivi perché posseggono un determinato contenuto di conoscenza, cioè la conoscenza vivifica. Fradolcino non si fermò in quel luogo e con altri eretici se ne andò sulle montagne del Trentino, riconobbe una ragazza, una donna straordinaria, anche le cronache di parte avversa ci assicurano fosse una donna di grande intelligenza, di grande spirito, è bellissima, straordinaria. E con questa donna organizzò ancora lotte, fermento, fece prendere coscienza a un sacco di gente e poi alla fine ritornò sulle proprie terre, le terre di Fradolcino, che erano vicino a Vercelli, Prato Sesia e Romagnano Sesia. Questa credenza, il credere nella comunità di Fradolcino, significava che tutto quanto veniva raccolto e prodotto veniva messo insieme, poi distribuito a tutti quanti, non secondo quello che uno aveva dato, ma secondo del suo bisogno. Un altro momento delle leggi di Fradolcino straordinario è la parità dell'uomo con la donna. Oggi sembra, non siamo ancora arrivati a oggi. La legge diceva: amiamo le nostre donne come uomini. È un po' buffo amare una donna come un uomo. Ma significava: amiamo le nostre donne come esseri umani, la dignità di questo amore verso la donna, non come essere inferiore in quanto femmina. C'era un'altra legge, non ve le sto a dire tutte insieme, fatto sta che un simile modo di comportarsi, di vivere in comunità, in amore, dava molto fastidio a quelli che detenevano il potere intorno. E alla fine un massacro. Riuscirono a catturare Fradolcino e sua moglie Margherita su un monte che ancora oggi, vicino a Biella, porta il nome di quella battaglia, Monte del Ribelle, Monte Rubello. Li presero e li squartarono. Li tennero vivi per 3 giorni in maniera che tutto il popolo vedesse quell'agonia e si ricordasse che mai bisogna prendere posizione decisa, soprattutto verso il potere. L'Inquisizione non aveva necessità di confrontarsi, gli inquisitori non avevano né lo scopo né la volontà di confrontarsi con gli accusati, con gli imputati. Agli imputati veniva semplicemente contestato un reato, perché poi a questo punto anche quello che per noi potrebbe essere una concezione di pensiero, in realtà per loro era semplicemente un reato, cioè non accettare determinati principi considerati gli unici e i reali. Quindi in realtà, se noi andiamo a leggere anche proprio i processi, non c'è mai la contestazione, c'è la richiesta di sottoscrivere l'accusa. Veronica Franco,
accusata di stregoneria. O confessate e implorate il perdono, o alzatevi per ricevere il mio giudizio. Cosa devo fare? Confesso la mia malvagità come ordina la Chiesa, i miei peccati sono questi. Vostra grazia, i suoi peccati mortali non sono in questione. Deve pentirsi di stregoneria o essere giudicata. Per l'ultima volta, prima della condanna, vi pentite oppure no? Mi pento di non avere avuto altra strada, ma non di aver percorso la mia vita. Allora Veronica Franco, la Santa Inquisizione, ha udito le prove contro di voi ed è soddisfatta. Quindi in questo caso, richiedendo semplicemente di accettare l'accusa, di fronte a una contestazione, non giustificabile, l'unica possibilità era la violenza. Quindi è evidente che c'è un progetto di programmazione, di esercizio, di obbligare a determinate credenze. Non si capisce perché, ad esempio, sia stato necessario avere un'unica concezione religiosa e culturale a spese delle altre. Cioè, la diffusione del cattolicesimo è avvenuto con la scomparsa di tutte le altre culture. Quindi, al di là del fatto che il cattolicesimo aveva in sé questo messaggio cristiano, in realtà il comportamento è stato quello di sopprimere per antagonismo tutte le altre religioni, ma anche all'interno di quelle che potevano essere i confronti tra le varie concezioni c'è stata una medesima spietatezza. Quindi c'è sempre stata la volontà dominatrice, ovviamente mascherata da un'accettabilità data da un messaggio che sembrava non essere dominante. L'esigenza era quella sempre del sviluppare un potere che prevaricava gli altri. I fenomeni di manifestazione del potere che abbiamo visto attraverso l'Inquisizione, le persecuzioni degli eretici e gli stermini che possono essere avvenuti al momento delle scoperte geografiche, in realtà sono state registrate non soltanto come fenomeni storici, ma come fenomeni antropologici. Cioè, osserviamo non solo la nascita di nuovi paradigmi sociali, non solo la nascita di nuovi contesti geografici, ma possiamo osservare la nascita di nuovi paesaggi interiori dell'uomo. Quindi, in realtà, vedere una guerra all'esterno, come noi siamo abituati dai libri di storia, vuol dire poter osservare anche la guerra all'interno di un singolo individuo. Vedere un'epidemia all'esterno vuol dire seguire anche l'interno dell'individuo lo stesso fenomeno. Cioè, in realtà, i grandi cambiamenti che sono avvenuti all'esterno si devono anche poter osservare come grandi cambiamenti all'interno del singolo individuo. È difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili. Li vedi, sai cosa fanno. E in qualche modo si possono combattere. Ma il nemico dentro non sai riconoscerlo. Non sai neanche di averlo. E piano piano ti annienta. C'è gente che muore. La notizia fa un certo scalpore. Anche in provincia si muore. La peste si diffonde ad agio. Poi cresce
e si parla di contagio, c'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che affestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne, m'hanno visto abilissime mani lanciarli dai bambini. Sono le solite mani nascoste e potenti che lavorano sotto, che sono sempre presenti. Che cos'è un appestato emotivo, dal punto di vista emotivo e psichico? È un'alterazione del carattere. L'uso di determinate tecniche di inquisizione, di sviluppo della dominazione, benché venisse fatta su pochi individui, diventava un qualche cosa che colpiva grandi quantità di persone, al punto di cambiare sociologicamente l'ambiente delle relazioni umane. Quindi la violenza esercitata su un individuo diventava una violenza esercitata su un grande numero di individui. Un individuo non appestato è un individuo che, ad esempio, ha un bassissimo livello conflittuale. Ad esempio, è un individuo dotato di forza, di vigore, è un individuo non angosciato, è un individuo pieno di interesse, di passione. È un individuo che possiamo usare, ad esempio, questa parola, amoroso, cioè verso gli altri ha un alto livello di condivisione, tendenza all'empatia, all'unirsi a quelle che possono essere le imprese, le intenzioni e diciamo il modo di sentire di un'altra persona. È un individuo che mantiene il collegamento con l'antica e primigenia manifestazione del vivere umano, che era collegato soprattutto con il sentirsi espressione del cosmo.